ricevuto il premio Il Poggio dell'Educandato della Santissima Annunziata di Firenze, Maria Manetti Schremm, filantropa italo-americana nata a Firenze ma residente in California da 50 anni, ha recentemente donato 500.000 euro per il nuovo auditorium del Maggio Musicale Fiorentino. Con la sua grande generosità ha sponsorizzato negli anni grandi fondazioni come quella fondata da Andrea Bocelli o quella di Palazzo Strozzi o del FAI. Raffinata, gentile e innamoratissima di Firenze, le studentesse dell'istituto hanno visto in lei una nuova elettrice palatina ed hanno così deciso di conferirle il prestigioso riconoscimento. Sono felicissima e emozionatissima, specialmente perché chi ha deciso di dare questo premio sono state le studentesse della Scuola della Musica e del Coro. Desidero ciò che ho fatto, che ho nella mia vita con molto sacrificio, lavorando tantissimo, ho avuto 3 ditte nella mia vita, eccetera. Tutto ciò che ho desidero darlo in beneficenza con la mano calda, non con la mano fredda dopo la mia morte. Pertanto l'arte, la musica, la scienza, la salute, queste sono le 4 beneficenze al mondo che faccio e ne faccio un pochino troppo, circa 20 charity in America e 10 qui in Europa, le quali 5 o 6 qui in Italia, specialmente a Firenze, che è la città dove sono nata e che io semplicemente adoro. Pertanto, ricevendo questo premio da questo istituto così importante, e addirittura una villa lasciata dal patto di famiglia della elettrice palatina, mi entusiasma enormemente. Maria Manetti Schremm la conosco da diversi anni, è sempre stata una persona molto attenta alla sua città di nascita, Firenze, e ha sempre fatto azioni mirate, molto spesso senza neanche apparire, cosa difficile purtroppo in questo periodo. Lei è stata premiata semplicemente perché con la sua sensibilità e la sua semplicità sta facendo cose fondamentali perché grandi strutture come il Maggio Musicale Fiorentino, come i musei fiorentini, ma anche e soprattutto strutture sanitarie in Italia e negli Stati Uniti, i musei, nonostante il Covid, questa signora ha continuato a operare con queste opere senza le quali magari qualcuno poteva anche avere grossi problemi. Ai ragazzi e alle ragazze presenti in sala, Maria Manetti Schremm ha voluto lasciare un messaggio importante. Molto importante studiare. Sono nata il giorno che la guerra è stata annunziata, sono venuta fuori con una bomba, il 10 giugno 1940, non ho problemi a dire la mia età, pertanto ero bambina, ero piccolina e nella mia famiglia la mia sorella maggiore, finito l'elementare, è andata a lavorare. Io fortunatamente, un mio zio siciliano ha detto a mia madre che io avrei dovuto studiare perché ero molto disciplinata, brava a scuola, eccetera. E mia madre decise di mandarmi a studiare. E io mi sentivo così privilegiata e così contenta che studiavo. E so che la base dello studio è la base di tutto. Pertanto io cerco sempre di passare, di parlare agli studenti, di passare molto tempo e di parlare agli studenti perché credo nello studio, perché poi si dà la fondazione per poter fare grandi cose nella vita. Io ho avuto sempre desiderio di fare le cose fatte bene, non ho mai lavorato con lo scopo di fare lucro, di diventare ricca. Fortunatamente ho avuto questo privilegio, però ho sempre lavorato per fare le cose fatte bene, ho sempre cercato di inventare cose nuove e se non avessi avuto la mia base di cultura, se io sarei andata a lavorare subito dopo le elementari come a quel tempo era uso fare, non avrei potuto fare quello che ho fatto e non potrei fare adesso quello che sto facendo, che mi dà molta gioia perché
La mia vita ora all'80% è dedicata alla filantropia e mi dà tanta gioia. Dopo una vita passata tra America ed Europa, cosa rappresenta per lei la città di Firenze? Per me la città di Firenze è importantissima. Tutte le volte che sono sull'aereo pronto per venire a Firenze, il cuore mi batte come una teenager e devo dire che a qualsiasi persona che mi domanda, perché sentano il mio accento specialmente, io ho 50 anni che vivo in America adesso, però non ho perso il mio accento fiorentino, e quando dico che sono di Firenze tutti dicono la città che io amo al mondo più di tutto, pertanto mi dà un grande orgoglio. Io adoro tutta l'Italia, ma Firenze in particolare, perché è la culla della cultura, del Rinascimento, tutto abbiamo qui, tutto. Come mi diceva il professor Fiorenzo, Giorgio, che Mozart ha suonato il primo concerto a 14 anni qui in questa villa, insomma tutti gli artisti sono venuti qui a visitare, a studiare, pittori, scrittori, tutto il mondo desidera venire. Poi credo che è la città che ha più università al mondo, di tutte le università del mondo rappresentate, sono rappresentate qui a Firenze. E quando mi dicano diverse persone, ho studiato a Firenze, dico brava, bravissima, dove, quando, sono sempre entusiasta. Per me Firenze è tutto.